Ciao ragazze, allora vi faccio un video velocissimo per parlarvi della conservazione delle materie prime, degli ingredienti cosmetici, soprattutto adesso in estate, che so che molte di voi sono abbastanza preoccupate per questa cosa. Allora, adesso qui ci troviamo davanti al mio frigorifero, come potete vedere, però in generale per conservare gli ingredienti cosmetici basta metterli in un luogo fresco e asciutto, quindi non umido, buio, quindi ben chiuso, mobile chiuso. Non in frigo, ma però lontano anche da fonti di calore, quindi a temperatura ambiente, in contenitori ben chiusi. State il frigo nemmeno è consigliato per conservare gli ingredienti cosmetici, perché come vedete la temperatura qua è 4 gradi ed è troppo bassa. Però vi faccio vedere io alcune cose che ho in frigo, quali sono. Allora, tralasciando il resto, eccola qua, la mia scatola. Voi prendete una scatola, diciamo che possa chiudersi bene bene ermeticamente, vedete com'è questa, e di modo che tutte le vostre materie prime che mettete in frigo non prendono direttamente tutto il freddo del frigo e l'umidità del frigo. Quindi la scatola, e poi a fianco c'è questo. Ecco qua, allora vediamo cosa c'è dentro. Le cose che io conservo in frigo sono davvero pochissime. In alternativa alla scatola potete anche vedere se trovate una di quelle borsettine termiche, quelle piccoline, insomma, anche vanno bene. Allora, la cosa più importante che io conservo in frigo è il burro di karité. Il burro di karité, questo qua, lo sapete, è quello di Dago Spice, è un burro abbastanza morbido, okay? Perché il burro di karité non deve superare i 22 gradi quando lo si conserva, quindi ovviamente adesso in estate fa abbastanza caldo e quindi superiamo abbondantemente con la nostra temperatura ambiente 22 gradi, e non deve subire degli sbalzi di temperatura, quindi soprattutto se è molto morbido. Adesso tenendolo in frigo si è indurito, però se era molto immorbidito, in estate facilmente rancidisce e va male, quindi io vi consiglio di tenerlo in frigo e di finirlo in fretta. Se dovete comprare il burro di karité, io vi consiglio di non comprarlo proprio in estate, perché vi ripeto, è un burro che è soggetto a cambiamenti di temperatura, sono sbalzi di temperatura, è facile che vi arrivi dal venditore già granuloso, perché ha subito degli sbalzi, troppo caldo. Frigo, prendete la quantità che vi serve e subito lo riposate, quindi io adesso lo poso subito. Poi apriamo la scatola e vediamo. A parte queste cose, la cosa fondamentale che bisogna tenere in frigo sono gli oli essenziali di agrumi, quindi in questo caso io ho l'essenziale di arancio, ho l'essenziale di limone, e anche se ne avete, ho l'essenziale di non lo so, pompelmo, mandarino, quello che avete. Gli essenziali di agrumi io li ho sempre in frigo, anche in inverno. Poi vabbè, qua c'ho varie boccettine aperte di coloranti alimentari, fragranze che non uso da una vita, anche questo qua perché ne uso pochissimo, il colorante verde. E poi io ho messo questa lecitina, che non so se voi la utilizzate. Io la lecitina di soia, a parte per le ricette che vi faccio, il burro per le unghie eccetera, la uso spessissimo nei miei impacchi per capelli, vedi, impaccarlita eccetera, e in questo modo si mantiene più, dato che è in polvere, si mantiene più separata, se no si appiccica e diventa un unico blocco, quindi preferisco tenerla in frigo in estate. E basta ragazze, che ho avuto io della lecitina, voi potete farlo anche con l'inulina, ad esempio l'inulina. Vedete, nel cassetto invece io ho l'inulina, che a me si è completamente pietrificata, come potete vedere, perché ovviamente essendo che fa caldo, una polvere finistica si appiccica e si pietrifica, insomma. Quindi ovviamente se voi la mettete in frigo, però in una busta ben chiusa, in una scatola poi anch'essa ben chiusa, quindi perché deve stare lontano dall'umidità, è probabile che non si pietrifichi, quindi anche le polveri molto sottili. Le altre cose, vedete, l'alume di potassio sta bello che intatto, l'uria sta bella che intatta, scopiparmirato, vabbè, tanti ingredienti cosmetici di cui acido affaiolo, di cui non vi ho neanche mai parlato, ma la caffeina anche sta qua, di cui comunque vi parlerò. C'è a fianco questo altro cassetto addensanti, emulsionanti, comunque vedete, mi dico cosa si è fissato, ce l'ho tutti qua, comunque c'è di palmitato, non vanno in frigo assolutamente, l'olive 1000, tutto a posto, perché queste sono cere che comunque per sciogliersi hanno bisogno di maggiore calore, sì, hanno un punto di funzione molto più alto.
E basta, beh, poi tutte le cose ve le farò vedere, vi farò un altro video sulle tutte le mie materie prime, eccetera, perché sennò questo video non è più veloce. Riguarda invece le scadenze, su ogni materia prima c'è scritta la scadenza. In Adesso. generale, per le scadenze, soprattutto esempio il conservante, un conservante che ci dà, il venditore ci dà la scadenza a 2 anni, è impossibile che dopo 2 anni scada perché il conservante si autoconserva, quindi io lo utilizzo fino a che non finisce, ma in generale tutte le materie prime, voi tenete conto che soprattutto gli ingredienti in polvere non vanno mai a male, sono praticamente eterni, quindi le scadenze sono praticamente una cosa, diciamo, che ci deve stare, ma a cui io non mi attengo, quindi io con una materia prima si mantiene intatta, io la utilizzo. Ad esempio, la cosa che più facilmente può andare a male sono gli oli e i burri. Ecco perché io vi dissi nel video, nel manuale dello spignatto, non comprate tantissimi oli, non comprate tantissimi burri, perché sono soggetti al rancidimento. E quindi sono quelli gli unici ingredienti a cui io sto particolarmente attenta. Uso tutto, perché comunque non si butta niente. Ovviamente, vi ripeto, state sempre attenti, consistenza. Qualora cambiasse anche prima della scadenza, ovviamente non si usa più. Non so se mi ho mai detto questa cosa. Gli oli, appena li compro, soprattutto in quelli più soggetti all'irrancidimento, quindi vedi mandorle dolci, rosa moschita, prima di tutto ne piglio pochissimi di questi qua, massimo 100 ml, 50 ml, 100 ml massimo, ci aggiungo subito la peroxide o l'antirance, aumentano la vita del mio olio perché sono antiossidanti, quindi non li fanno irrancidire. Questo è quello che faccio, non li metto in frigo, non, basta. Poi quando, se mi accorgo che comunque ad esempio un olio o un burro mi è irrancidito, mi puzza, è successo qualcosa, ovviamente comunque lo riciclo in altro modo, magari me lo metto sui capelli, faccio un impacco rapido sui capelli se ne sopporto la puzza. Gli ingredienti tipo questi qua, le ceramidi e nanosomi, questi qua che sono entrambi di vernile che io vi ho detto che vi feci vedere nel video del contorno occhi. Le cerami, queste qua ad esempio sono ingredienti pregiati, quindi ci potrebbe essere qualcuno che vorrebbe metterli in frigo, no? Giustamente, però se voi controllate la scheda tecnica, perché ad esempio Vernile ha la scheda tecnica, fornisce la scheda tecnica di ogni materia prima, c'è scritto che le ceramidi vanno conservate a temperatura ambiente senza superare i 25 gradi, è vero, quindi adesso in estate non va bene, però tra i 10 e i 15 gradi, quindi nel frigo che noi abbiamo 3, 4, massimo 5 gradi, è una temperatura troppo bassa, quindi io queste qua tengo fuori e mi dura tutto. Quindi questo è tutto, ragazzi. Vi ho fatto questo video proprio perché capisco le vostre paure. Io prima di voi le ho provate, però con l'esperienza comunque si impara che le cose si conservano, non c'è bisogno di farsi mille problemi. L'importante è se avete un posto della vostra casa un po' più fresco, mettete, ma non umido, però un po' più fresco, mettetele là e basta. Questo è tutto. E queste cose che vi ho detto in frigo. E se qualcosa mi sono dimenticata di dirlo, avete altre domande, lasciatemi un commento sotto. Vi mando un bacione, ragazze, ciao!